Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro vlog. Ho pensato di fare un vlog tranquillo come non faccio da tempo sul canale. Vedete incappucciato perché ha iniziato a far freddo qua a Marbella, incredibile. Comunque noi iniziamo ogni mattina quando ci mettiamo al lavoro che piazziamo un po' di musica lo-fi Christmas qua sul telefono, sul televisore. Questa invece è Ele che è nella sua postazione che non cambia mai. Da un mese che stai qua. Mamma mia. Time for some coffee. Questa è la seconda tazza della giornata. E volevo dirvi invece che io ho appena finito di registrare, penso, l'episodio più importante che ho mai fatto sul Kaizen Podcast. Quindi ti invito veramente, se c'hai 20 minuti, 30 minuti, di andare ad ascoltare il podcast, che è dove metto tutto quello che sto sviluppando di mindset e quello che ho imparato leggendo i libri, ascoltando molti podcast sullo sviluppo personale negli ultimi anni. Ho provato a metterlo tutto insieme in un unico episodio che magari vi può piacere. Quindi se siete ascoltatori e ascoltatori di podcast, ve lo straconsiglio. Kaizen Podcast su Spotify o qualsiasi piattaforma. Poi, per chi mi seguiva già dai tempi di Dubai o ancora prima dei tempi dell'America o ancora prima a Manchester, sapete che io sono innamorato di questi zaini douchebags e ho avuto questo per 2-3 anni che me lo sono tenuto con me finché l'ho distrutto. Ho letteralmente devastato, è stato con me, sei stato un ottimo compagno di vita per 3 anni, compagno di viaggi, però le bretelle sono tutte distrutte e quindi col Black Friday mi sono preso il fratello rosso, che è letteralmente uguale, nuovo e splendente. E secondo me questi zaini douchebags, è vero che costano un po', ma per chi fa il lavoro che faccio io, quindi che ti devi sempre portare appresso il computer, devi sempre portarti appresso almeno una telecamera, o se hai due telecamere, le lenti eccetera eccetera, il drone, abbigliamento e tutto, quegli zainetti sembrano minuscoli, te li puoi portare con te su in aereo, quindi non devi imbarcare un bagaglio, per metterlo sopra e ci entra veramente un botto di roba. Quindi me lo sono preso con gli sconti, è vero che costa un po' e poi ti dura 2-3 anni, quindi è veramente un ottimo investimento che dovevo fare mesi fa, ma che ho fatto solo con Black Friday, ma sono felice. Ok, è giunta l'ora del primo passo della giornata. Con Ele di solito ci eravamo abituati ad allenarci verso mezzogiorno, però mezzogiorno è proprio quando la palestra è tipo mega piena, quindi abbiamo preferito spostarlo alle 2 soprattutto per filmare e altro. La cosa importante che dico sempre: dovete mantenere più costante possibile l'orario in cui vi allenate anche a casa, così che abituate il vostro ritmo circadiano. Ma noi abbiamo cambiato, i primi 2 giorni è un pochino strani, ma ora lo facciamo da una settimana e mi sembra che mi sono abituato. L'unica cosa è che devo mangiare e non sono abituato a mangiare a mezzogiorno e mezza, perché mi ero abituato a mangiare tipo verso le 2 o le 3, però devo farmi un piccolo pasto pre-workout che vi mostro in questo momento. Allora, sicuramente ci prendiamo i rimasugli di sedano di ieri sera, ci prendiamo i rimasugli di questo cottage cheese sempre di ieri sera, qualche vasa per i carbo e finalmente ho trovato dei avocado che sono abbastanza buoni, quindi mi faccio mezzo avocado. E ci aggiungo quello che già sapete, è ormai mia preferita barretta proteica, proprio di tutte, questa barretta gusto cookie dough. E ok, questa barretta l'abbiamo messa 15 secondi nel microonde, così che il cioccolato si scioglie e diventa soffice, è un piccolo tip. E questo è il piatto principale invece, 2 vasa con cottage cheese, mezzo avocado e il sedanino. Bel pasto pre-workout, proteico e buono. Amore, la barretta così di Foodspring, tipo messa 15 secondi al microonde, è una roba spaziale. E mentre mangio, raga, mi è venuta solamente voglia di dirvi che palle ste palestre che non riaprono in Italia. Mi sembra che hanno prolungato a tipo il 15 gennaio. Mamma mia, resistete raga, veramente. Penso a tutti voi, cioè. Pensa pure a me che fa poco. Anche Ele tornerà fra poco appunto a casa dai suoi in Italia. Deve essere veramente uno strazio, quindi tenete forte e speriamo che a gennaio finalmente riusciamo tutti, anche voi, a tornare a spaccare in palestra. Che strazio.
E ok ragazzi, io stavo editando lì il video, andrò in palestra fra una mezz'oretta, intanto vi mostro. Stavo guardando sempre qua sulla TV, ora che ho trovato YouTube TV, regà, è impossibile guardare YouTube su un telefono, la TV cambia tutto. Sto guardando un video di AJ Morris, un ragazzo e natural bodybuilder che è appena diventato pro e è venuto in Italia a fare le competizioni. Io personalmente non sono una persona che vuole fare delle competizioni, anche perché penso che se le farò sarà fra 5 anni quando sono veramente felice del mio fisico. Comunque, per imparare da altre persone che fanno già in maniera professionista e molto più avanzata, mi ascolto sempre i podcast, mi guardo i video di persone che stanno molto più avanti di me. AJ Morris è un natural bodybuilder bravissimo, appena diventato pro, e anche Revive Stronger hanno un ottimo podcast e canale sempre qua su YouTube, quindi ve lo straconsiglio. Questo ad esempio era un bodybuilding day in the life a Dubai. Veramente vedi quanta intensità ci mette e c'è solo da imparare da persone che stanno più avanti di me. E ultima cosa, io vi ho detto che fra mezz'ora andiamo in palestra, ho iniziato a fare meditazione. Lo faccio in questo momento, prima di andare in palestra, lo faccio in modo da sviluppare la presenza and be present in the now. E l'ho fatto ieri, ho iniziato ieri, mi sono sentito benissimo, l'allenamento è andato benissimo. Quindi anche oggi voglio continuare. Penso che lo farò per un mesetto e magari ci faccio su un video in cui magari riassumo tutti i concetti e vedo se ci sono stati dei benefici che ho sentito. Ma intanto faccio la seconda seduta di meditazione. E la meditazione non è come pensa tanta gente, che devi metterti un'applicazione o devi ascoltare una musica o chissà che cosa. Semplicemente vuol dire, come dice Naval Ravikant, non fare niente. Meditation is not doing anything. E i problemi dell'umanità arrivano perché l'uomo, man, non riesce ad essere da solo senza fare niente per 30 minuti al giorno, e quindi con la meditazione dovremmo riuscire appunto a appacificare tutti i problemi, e secondo me è verissimo, quindi mi ci metto 30 minuti e ci vediamo dopo. Ok. 30 minuti di meditazione fatta, è ora di andare in palestra. Ok ragazzi, noi stiamo andando in palestra in questo momento e invece di fare la strada principale, mi piace molto di più fare questa strada secondaria, che è un pochino più lunga, ma almeno faccio qualche passo in più, però è anche molto meno trafficata e molto più carina, sia per quanto riguarda le case che generalmente posso passeggiare in mezzo alla strada. Sento un po' come stare in campagna, e qui dove siamo noi siamo più vicini a Puerto Banos rispetto a Marbella, ed è molto molto tranquillo, soprattutto d'inverno. Ci dicono che d'estate diventa tipo super pieno ed è un casino mostruoso, ma d'inverno, devo dire, palazzi belli, strade vuote, poca gente, anche per il Covid, è perfetto. Ci vediamo inside. E ragazzi, mentre lascio scorrere le immagini in sottofondo di un allenamento, volevo semplicemente fare un real talk, un heart to heart talk, quindi semplicemente parlarvi direttamente a voi e lasciarvi, diciamo, capire come e in che posto sta la mia mente in questo momento. E anche a fine video, nella clip, un pochino ne parlavo, ma ci tenevo solamente a aprirmi con voi e dirvi tutto ciò che sto pensando in questo periodo. E la cosa più difficile per me come content creator è vedere come nell'ultimo periodo, soprattutto quando hanno rifatto il secondo lockdown, hanno chiuso le palestre. Devo dire la verità, raga, ho notato uno shift da gran parte di voi. Uno shift tra virgolette in negativo, nel senso che i commenti sono diventati più cattivi, i commenti sono diventati più negativi, più critici, e questa è una cosa che è vero, ormai mi ci sono fatto la pelle, e sono sicuro che anche tu penserai: sì, ma dai Giulio, sti cavoli di quelli, lo sai che ti sosteniamo. Però sai, vedere tutti i video e vedere i commenti negativi, vedere le critiche, vedere che scendono le visual e i like, alla fine questo per me è comunque una cosa che faccio perché amo farlo, ma amo anche il feedback, no? Amo anche vedere che vi sto impattando in qualche modo di positivo. E quando invece vedo che così non è il caso, nonostante io ci sto mettendo un sacco di voglia e effort e determinazione per continuare a mettere i video, un pochino devo ammettere che questo mi colpisce, e a volte tipo mi fa pensare a come cambiare, a come creare del contenuto migliore, a come rendervi un attimino più felici in questo periodo.
E so che magari invece a te non ti colpisce, no? Magari se dici no, ma guarda Giulio, io ti seguo, a me fa piacere tutto quello che fai, tutti i video mi piacciono comunque. Però, ragazzi, se voi andate a vedere anche i commenti negli ultimi video, tipo, non ho mai visto, tra virgolette, un'ascesa così grande sotto i miei video. Un pochino mi dispiace. E l'altra cosa è anche perché magari io sto cambiando come persona, ma penso sempre che tipo in quest'anno soprattutto io sono cresciuto tanto anche a livello di responsabilità perché non stavo più pensando solamente a me, non sono più uno studente universitario dove tipo tutto è un po' più semplice, alla fine sono diventato più grande, ho fatto lo step oltre tutto quello, tutte le cose legate all'amministrazione che devo fare per Muscoli a Vita e queste cose qua. Sono cresciuto e sto crescendo, raga, un po' i miei interessi anche continuano a crescere e sicuramente il fitness è la mia passione principale. Io ogni giorno mi sveglio e leggo gli articoli scientifici e mi informo, però sto anche sviluppando più di solo questo, sto crescendo anche dal punto di vista del business, dello sviluppo personale, sto meditando, sto ascoltando altre fonti per tipo, diciamo, diventare meglio un all-rounder, tipo una persona con più personalità, con più intelligenze in diverse sfere, non solo in una nicchia specifica. E quindi magari anche quello, io sto crescendo, sto provando a svilupparmi, sto provando a portarvi, diciamo, su questo percorso con me, ma posso capire che magari invece a volte sembra, ah, ma Giulio sei cambiato, non sai come eri prima. Io provo sempre ad essere lo stesso, sempre tipo, provo ad esserlo, umile, provo ad essere me stesso sui video, solamente che effettivamente noto che anch'io, cioè, sto crescendo, quindi a volte gli argomenti nei video saranno più consoni e cresceranno, tra virgolette, con me. E però penso che questo sia normale, se non ci sta una crescita personale col passare del tempo, cioè dico meno male che non sono più la stessa persona di tipo 4 anni fa, perché sennò vorrebbe dire che sono rimasto nella mia zona di conforto e non sono assolutamente cresciuto. Quindi niente, questo è tutto, magari tipo sto solo in una fase così, magari fra un'ora mi sento già molto meglio, però ci tenevo a raccontarvelo, a dirvelo che a volte non è tutto come sembra e io ci sto provando a fare il massimo, ma devo dire che ho notato un pochino che c'è più, diciamo, negatività in giro e sono sicuro che anche per il lockdown e anche per le palestre, anche perché sarà il primo anno che è stato così strano, il primo Natale e Capodanno dove non sappiamo cosa fare, non sappiamo quando riaprono le palestre, quindi lo capisco, ci tenevo solo a farvelo sapere che lo sto cogliendo e sto provando il più possibile a darvi un pochino di energia positiva da parte mia. Ti ringrazio tantissimo e continuiamo con il video. Ragazzi, avete appena visto quel mega edit, penso, da parte di Sammy. Hello! E mi raccomando, abbiamo aperto il canale ufficiale di Kaizen Atletica, abbiamo messo 2 video o forse il terzo, quindi andate e iscrivetevi anche a quel canale che è il canale direi meno mio e più nostro in cui vogliamo costruire la comunità Kaizen. Keep improving, let's go! Svariate ore, Ele mi sta preparando un super dolcetto buonissimo, quindi vi lascio a lei la parola. Cosa ci stai facendo stasera, amore? Per una mug cake super cioccolatosa vogliamo 30 grammi di 3K protein di full strength. Noi siamo queste perché sono un complesso, diciamo, più adatto alla cottura, dato che ci sta caseina e proteine dell'uovo. Poi vogliamo 20 grammi di farina, questa già lievita dentro, quindi perfetta, se no aggiungetelo voi. E poi 20 grammi di cacao Meravigliao, ok? Tutto, impastate tutte le polveri. Poi, come parti di liquida, mettete o 200-300 ml o di acqua o di latte, o fate metà e metà, come preferite voi. Poi 2 minuti in microonde e ce l'avete pronta, perfetta, grandiosa, meravigliosa. Come l'hai fatta ieri? Metà e metà. Allora facciamo metà e metà. Allora mettiamo 100 di questo. Guarda che consistenza. Dico, amore, ci vuole gocce di cioccolato in mezzo. Facciamo le Burro cose d'arachidi fatte non mi bene, piace, no? vero? No, burro di arachidi no. Sì. Se volete tutte queste ricettine, andate sul canale di Ele che fa questo e molto di più, i porridge, tutto quello che avete bisogno per veramente mangiare bene in maniera fit. Questa è la ricetta che le rubo perché ho visto che si faceva il suo tortino, un profumino pazzesco, me l'ha fatto ieri, ne voglio un altro oggi perché penso che i macro siano buoni, le calorie siano buone, li metto sullo schermo adesso, un dolcetto fit pazzesco che un pochino mi ricorda il soufflé, quindi veramente top. Ok, andiamo a prendere il cioccolato all'85% che ce ne aggiungiamo un po' dentro e un po' sopra, ha detto Ele. Prima metti un pochino qua, che si deve cuocere un pochino, perché sennò la cioccolata si brucia. Quindi lo fai in 2 passaggi. Esatto, poi prendiamo qua la cioccolata che vogliamo. Adesso che è tipo a metà cottura, diciamo, ci aggiungiamo un po' di pezzetti, facciamo attendere qua dentro e rimettiamo dentro per il tempo restante che serve. Vedete che cresce? Vedete che Nostro cresce? peccato minore! Vedo la cupolina che si forma.
Quindi lo passo in giro così si scioglie tutto sopra. E amore, prendi un pezzo per far vedere quanto è soffice dentro la consistenza. Oh mio Dio. No, è veramente una torta fatta bene questa. E allora metto in questo momento in macro per il tortino e basta. Sullo schermo, guardate com'è, ma sapete, questo non è completo. Io decido di fuck up i miei macros con un po' di panna montata. Purtroppo qua non c'è la panna montata ridotta in grasso o senza zucchero, ma so che all'Esselungo ci sta, quindi se c'è, prendetela. Diciamo che basta, dai. E quindi eccoci col tortino fit proteico, perché abbiamo usato quelle proteine di Foodspring. Io me lo mangio, voi fatelo a casa. Se lo fate, taggate o me o Ele o entrambi sulle storie su Instagram, che ci fa piacere, vi condividiamo. Wow. È buonissimo, sembra veramente tipo il soufflé. Concludo la serata, mi faccio questa mela verde, che ormai mi sto facendo almeno una mela verde al giorno. Secondo me sono buonissime. E questo video è stato un pochino un aggiornamento, vi ho mostrato cose che solitamente non mostro, vi ho parlato di persone che seguo che solitamente non ne parlo, e volevo semplicemente fare un real talk qua alla fine. Volevo farvi un attimo immedesimare in me stesso e mettervi nei miei panni. Lo sapete, io sono una persona che voglio sempre puntare a vedere una progressione nel lavoro che faccio, perché se non c'è un po' una crescita, e questo vale per tutto, sia relazioni, sia business, sia qua su YouTube, se non c'è una crescita e ci metti tutto questo impegno, diciamo che finché una crescita è lenta mi sta benissimo, però voglio vedere questa crescita. E la cosa di YouTube è che anche con i video le visualizzazioni fluttuano tantissimo, e un pochino mi fa male, diciamo, alla testa, nel senso che io provo sempre a dare il massimo nei miei video, provo sempre a metterci un sacco di effort, e poi alcuni video vanno meglio, altri video vanno peggio, molto probabilmente per scelta di titolo e di copertina soprattutto, ma anche perché qua su YouTube, come avete visto, vanno un sacco i contenuti tipo mangio X, challenge X, faccio tutto questo in un giorno. E diciamo che il mio canale non è proprio così, il mio canale, e voglio che non sia così, voglio più che sia un canale istruttivo, utile, informativo, e voglio che voi mi conosciate a me per chi sono io stesso, capito? Voglio che voi vi sentiate parte del mio percorso e che possiamo essere amici se ci incrociamo. E secondo me molti dei canali che invece vanno a fare le challenge e tutto questo, alla fine un pochino perdono quell'aspetto personale che c'è tra lo youtuber, tra virgolette, tra me e tra il pubblico, tra voi. E io veramente è quello che non voglio. Però appunto, devo stare anch'io attento e mi devo ricordare da solo che tipo le fluttuazioni ci stanno. Se giochi al gioco e decidi di tipo rispettare alcune regole ma non giocare completamente, diciamo, a fronte aperto, è così. E quindi mi devo solamente ricordare che io, che sono una persona che cerca sempre la progressione e vedere questa crescita, con i social magari non è la cosa migliore, e quindi anche proprio per, come dire, la psicologia e la psiche, la mente, devo decisamente trovare dei diversi outlets, perché non si può, se no controllo ogni video, controllo le views, controllo i like, sali scendi, non ne capisco più niente e non vedo questa progressione e poi ci rimango male. Questa era una clip che non so se metterò a fine video oppure no, però ci tenevo a farla comunque e a farvi entrare un pochino in testa mia e a farvi capire come la sto pensando in questo momento. Detto questo, ci abbiamo tutti i nostri problemi, sono sicuro che anche tu ne hai alcuni, e spero comunque che riesci ad affrontarli. E secondo me, finché c'è una crescita in almeno qualche lato della vita, allora va tutto ok, diciamo che stiamo comunque crescendo. Ti ringrazio di cuore, questo era il video da parte mia. Lasciaci un like se vuoi, se no non fa niente. Lascia un commento se vuoi, se no non fa niente. E noi ci vediamo nel prossimo video.